Fammi vedere. Ehi. Alexander, io ti prego di ricordare che hai acquisito la quota che apparteneva a tuo padre. Decido quindi di lasciare la mia parte del Fürstenhof al mio secondogenito Robert e a mia sorella Elisabeth. Non può essere. Ero suo marito, ho diritto all'eredità. La mia famiglia le arrecò una grande ingiustizia, privandola di ogni bene. Deve essere un falso. No, vedi, è scritto di suo pugno, è evidente. Già, sono le sue ultime volontà. Ma l'avrà scritto in un momento di rabbia. Voleva distruggermi, ma tanto nessuno lo verrà mai a sapere, giusto? Ti farebbe comodo, ma io non sono d'accordo. È una cosa incredibile. È scandaloso quello che succede in questa casa. Basta, cerca di calmarti. Ti rendi conto? Non starei dalla sua parte, spero. Nostro padre vuole far sparire il testamento e lo sai che cosa significa questo? Per il momento è ancora qui sul tavolo. Certo, perché io ho fatto in modo che non lo buttasse Robert, nel cestino. Adesso smettila. Il signore non lo gradisce e via, lo fa semplicemente sparire. Hai finito? Grazie. Allora, attraverso questo testamento la mamma ha voluto dirci qualcosa. Sì, un mucchio di stupidaggini. Questo è il tuo punto di vista. Bel rispetto nei confronti della mamma. Hai mai preso in mano un bilancio dell'hotel, Robert? E cosa c'entra adesso? Hai ereditato e vuoi comandare? Sì, voglio poter dire anch'io la mia. Per anni sei stato sempre tu a fare. Basta! Insomma, si tratta della proprietà. Chi sarà a dirigere è tutta un'altra storia. Presto non ci sarà più niente da dirigere. Che cosa intendi dire? E se Elisabeth volesse farsi liquidare la sua parte? Questo gioverebbe all'albergo? No. Esatto. È evidente. Parliamone con la zia, è inutile fare ipotesi e congetture. Giusto, vado a cercarla. Questo rimane qui. Credo proprio che con me sia più al sicuro. Tieni, mettilo qui. È divertente sentirlo parlare in spagnolo. Mexi... no. Mexico. Certo è stato coraggioso. Andare in un paese straniero, lontano da casa. Io non so se ci riuscirei. Beh, forse se Christian venisse con me... Ma che cosa c'è fra di noi? È solo simpatia oppure qualcosa di più? Forse mi sono innamorata. È diverso da quello che provavo per Alexander. Quando l'ho incontrato per la prima volta a Monaco, è stato come un terremoto. Ma vorrei tanto sapere che cosa pensa Christian di me e soprattutto che cosa prova. È così che doveva essere. Mancava un soffio perché tornassi a dirigere il Fürstenhof e poi... zac, diseredato. Frena l'entusiasmo, Robert. Non saranno tempi facili. Non è entusiasmo per l'eredità, ma per la giustizia. Ah sì? Dipende da che parte la si guarda. Papà ha sempre ottenuto tutto quello che voleva. È giusto che qualcuno gli ponga dei limiti. Invece, secondo te, è questo che voleva la mamma? Papà si sentirà così frustrato. Ma tu da che parte stai? Lo vedi? È proprio questo il problema nella nostra famiglia. Invece di restare uniti, siamo sempre uno contro l'altro. Era necessario che gli portassimo via il testamento. Ah, non essere così ingenuo. Conosci bene nostro padre. È privo di scrupoli. Per lui far sparire un pezzo di carta sarebbe come un gioco da ragazzi. Comunque si è dichiarato pronto a parlarne con la zia Elizabeth. Forse troveranno una soluzione. Ma una soluzione onesta. Anche se non riesco davvero a vederne nessuna. Beh, ora dipende tutto quanto dalla zia. Se mi accorgo che sta cercando di tirare la zia dalla sua parte o che sta architettando uno dei suoi loschi intrighi, giuro che io... Ehi, calmati, eh? Dico sul serio, non lo tollero più. Nemmeno io, Robert. Su questo siamo d'accordo. Incredibile. Anche Robert ha cominciato a usare il coriandolo. Perché ha scoperto che piace. La mia sciarpa. Che gentile, Christian è passato apposta per riportarmela. Mexico.
Mexico. Quando lo dice lui suona così dolce. Viva Mexico. Forse anche per lui sono un po' più di un'amica. Ah, eccoti qui. Per favore, 3 dolcetti alla cannella per la camera 28. Dillo a Robert, io devo andare in paese a comprare il coriandolo. Fantastico, potresti mettervi d'accordo. Sbaglio oppure hai ricominciato a rivolgermi la parola? No, no, io parlavo alla pasticcera e solo perché non lo potevo evitare. Riuscirà prima o poi a piantarla con questa stupida sceneggiata? Comincio a pensare che le importi sempre meno della nostra amicizia e forse anche a me. Sono stanca di sentirmi in colpa per tutto. La povera Tania con i suoi sentimenti feriti e il perfido Christian che ha avuto la sfacciataggine di rifiutarla. Tutto sommato non è un mio problema. Ecco, Jenny Weitzman. Sono le foto dell'allestimento dell'anno scorso ad Amsterdam. Ho contattato telefonicamente la sua agente. Accetta di fare una mostra da noi. Niente male. Sembri depresso. È successo qualcosa? Pensavo. Mia madre ha fatto un testamento. Robert e la zia sono i suoi eredi e papà non riceve niente. Cosa? Sì, come se non fosse mai stato suo marito e non avesse mai avuto a che fare con l'hotel. Oh. Deve essere stato un colpo per lui. Già. E per te? Beh, non sono al settimo cielo. Proprio ora che cominciava a sperare di tornare al comando con me. Sì, l'hotel è la sua vita. E non rinuncerà tanto facilmente. Spero che sappia quello che fa. Se questa era la volontà di Charlotte, bisognerà che la accettiate. Sì, certo, lo penso anch'io. Ma capisco anche papà, in fondo. Ovviamente per Robert è diverso. Certo, tu comprendi anche lui e comprendi Elizabeth e mia madre. Ma non te ne accorgi. Di cosa? Tu stai continuando a tenere il piede in 2 staffe ed è sbagliato questo. E sentiamo, che dovrei fare? Fingere che la cosa non mi riguardi? No, naturalmente. Ma non puoi tormentarti così. Devi pensare anche a te, alla tua vita, a noi due. Sì, hai ragione. Lo farò. Che cosa fai qui? Tuo fratello ha scordato di ordinare il coriandolo. Ah, così ti spedisci a fare compere? Ah, sì. Ma non mi dispiace. Dai, forza, sali. Ho un appuntamento, ma farò una deviazione al supermercato. No, non ce n'è bisogno. Cammino volentieri. Davvero? Mm-hmm. Va bene. Ci vediamo. A dopo. Divertiti al tuo appuntamento. Sicuramente. Devo vedere il mio commercialista. Un tempo avrei pagato perché mi si presentasse una situazione così. E naturalmente sarei salita in macchina per poter passare qualche minuto sola con lui. E poi quel batticuore che mi prendeva ogni volta che lo vedevo e non se ne voleva andare. Anche quando ho saputo che eravamo fratelli. Strano, ora non succede quasi più. Meno male, è un buon segno. Io lo sapevo. Cerca di mettere in atto uno dei suoi piani. Ho appena parlato con la zia. Papà non vuole mollare. Temo che l'abbia portata dalla sua parte. Non credo, la zia Elizabeth è una persona onesta. Onesta, sì, ma anche abbastanza ingenua. Ti dico di no, Robert. Allora prova a parlare con lei e ti convincerai. Oh, il testamento è stato un duro colpo per Werner, mi dispiace davvero. La solita storia, sono stanco di sentire questi discorsi, ne ho davvero abbastanza. Robert, il fatto che possa anche provare compassione dimostra solo che riesce a vedere le cose da più punti di vista. Per me dimostra soprattutto che papà le sta facendo il lavaggio del cervello. Vogliamo scommettere, fra un paio di settimane rinuncerà all'eredità a suo favore. Tu sei paranoico. Davvero? Sei un caso senza speranza. Tu sei senza speranza.
Ciao, Laura. Christian, come stai? Buongiorno. Vai a lavorare? E dove, se no? Bene, allora andiamo insieme alla corte de los principes. Cosa significa? Corte dei principi. È il significato della parola... Lo so, di Fürstenhof. Lezione di spagnolo numero 2. E la numero 1 qual è stata? Messico. A proposito, grazie. Di niente. È rischioso prendere freddo alla gola. È vero, ma non patisco. Da quando mi hanno tolto le tonsille non ho più avuto problemi. Comunque bisogna fare attenzione. Ci si mette un attimo a prendersi una brutta angina. Quante cose sai? L'ho letto da qualche parte. Oh, senti qua. Lo sai che se si incontra una bella donna prima di mezzogiorno arriverà sicuramente una sorpresa in giornata? Mm-hmm. E questo dove l'hai letto? Non l'ho letto, è l'antica saggezza messicana. Sì? Vedi? Questa è la vendetta degli Aztechi perché dubiti delle loro credenze. Io invece stavo pensando alla vendetta di Robert. Se arrivo tardi in cucina, mi fai salire con te? Come no? Vieni. Sì. Corte de los Principes, al galoppo! Sei incredibile! Da quella parte! Non mi dica che è di nuovo rotta. No, 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 funziona perfettamente. Meno male. Avevo già pensato di far montare un'altra porta per evitare che si inceppi di nuovo. Non dovrebbe più succedere. Ho sistemato il sensore in modo che la porta si apra al minimo movimento. Bene, grazie. Di niente. Un momento. Ancora una cosa. Siamo soddisfatti del suo lavoro. Mi fa piacere. Perfetto. E ho pensato che non è il caso di prolungare il periodo di prova. È solo una formalità, ma le offro una regolare assunzione al Fürstenhof. Non me l'aspettavo proprio adesso. Io la ringrazio. Però? Ecco, io non so ancora se potrò farcela. Ma che sciocchezza, certo che ce la farà. Lo ha ampiamente dimostrato. Ma non è questo che intendo. Mi scusi, il trattamento economico, ma ne possiamo riparlare. Non si tratta di questo, no. Allora che c'è? Non le piace stare con noi? Non posso decidere così su due piedi. Certo, certo, è giusto. Ascolti, ci dorma sopra, ci pensi e poi mi faccia sapere, va bene? Ok. Ottimo lavoro. Com'era quell'antico detto azteco? Chi incontra prima di mezzogiorno una... Una bella donna avrà una sorpresa? Forse non sarà davvero una sorpresa, ma devo dirti una cosa. Su, spara. Non volevo neanche ammetterlo. E poi non so come la pensi, ma io... E se non mi dici di che si tratta? Io mi sono innamorata di te.